Buongiorno a tutti, porto il saluto del sindaco che per impegni familiari non può essere qui presente. Saluto il generale di Palma, tutta l'arma dei carabinieri, il mondo dell'associazionismo e ringrazio il maggiore Finizio e l'associazione combattentistiche che hanno voluto a Francavilla dare onore a un eroe, a un amico Claudio Pezzuto, per la sua opera, la sua missione. E ringrazio la dirigente scolastica per la presenza delle classi terze qui in mezzo a noi. Noi veramente oggi è la dimostrazione che l'arma dei carabinieri dà un'attenzione particolare a un eroe. Claudio Pezzuto per la nostra comunità era un amico, era una persona che viveva nel sociale, lo trattavamo tutti come un nostro amico, un nostro fratello. L'alzabandiera di stamattina del tricolore in onore a Claudio Pezzuto dimostra la grande attenzione, la grande sensibilizzazione che l'arma dei carabinieri, la comunità, la famiglia, la vedova Tania e la sua famiglia possono essere veramente grati per aver mandato un uomo, una persona che ha dedicato tanto allo Stato. Grazie Tania, grazie generale. Ora il comandante della Legione Carabinieri Basilicata, generale brigata Alfonso Di Palma, porterà il saluto dell'arma. Prego, signor generale. Grazie. Mi associo ai saluti che sono stati fatti come di rito. Ringrazio il maggiore Finizio per questa bella iniziativa, i signori sindaci presenti, le autorità ecclesiastiche per questa bella cerimonia, tutti voi colleghi dell'arma, le associazioni qui presenti, la rappresentanza militare che così formalmente porta tutta la Legione Carabinieri Basilicata qui a fianco a me oggi, a fianco alla signora Pezzuto. È stato detto tutto, però vi voglio sottrarre ancora un minuto e mi voglio rivolgere a voi ragazzi qui presenti. Che cos'è questa cerimonia per noi così toccante e oggi che stiamo facendo qui in questa piazza? Perdonatemi, sono un po' commosso. 25 anni fa il vostro conterraneo nelle campagne della zona di Ponte Cagnano, mentre svolgeva un regolare servizio, ferma un'autovettura con due grossi delinquenti a bordo, due personaggi della criminalità organizzata, e mentre svolgeva questo servizio dall'abitacolo un grosso delinquente gli spara e lo ammazza. Prima di morire il bravo Claudio Pezzuto riesce a salvare i colleghi, a togliere dalla mira di questi grossi delinquenti tutte le persone presenti. Intanto i colleghi intervengono, arrestano questi due grossi delinquenti poi condannati all'ergastolo. Chi era Claudio Pezzuto? Era un ragazzo di 30 anni, felicemente sposato con la signora qui a fianco a me, che era una bella giovane delle vostre terre, con un bambino di 3 anni, con un bambino di 3 anni. Questo era Claudio Pezzuto. Una cosa terribile. È una cosa che sembra un caso episodico, è una cosa che succede ogni tanto. Quando si dice l'arma fedele, usa ad obbedire tacendo morire, come in questo caso, io vi posso assicurare che è una cosa che ripetiamo tutti i giorni. Tutti i giorni. Io sono il decano delle organizzazioni militari, ma anche il decano dell'arma in questa regione. Vi posso testimoniare che tutte le sere, dicesi tutte le sere, io leggo con i brividi le segnalazioni che mi arrivano dal territorio. E ora c'è stato l'inseguimento di questi che vogliono rubare i bancomat, insomma, nel nostro territorio. Quest'altra volta c'è una sparatoria con colpi da quest'altra parte. Quest'altra volta dobbiamo andare a prendere qualche delinquente o un pazzo esagitato che magari si mette a sparare per aria. Sono fenomeni quotidiani. Questi fanno i nostri eroi carabinieri tutti i giorni. Comunque è lo spirito italiano e lo spirito lucano che ci porta avanti e ci sono degli eroi quotidiani che in maniera silente portano avanti la bandiera dell'arma qui alle mie spalle. Questo era Claudio Pezzuto.
Io a nome dei carabinieri e sono sicuro anche a nome della collettività lucana voglio abbracciare la signora Pezzuto e la sua medaglia d'oro e mi inchino deferente all'esempio che hanno dato alla patria e un esempio che deve illuminare anche voi giovani. Questo era Claudio Pezzuto. Io oggi formalmente sono qui come servitore dello Stato a dire onori, onori, onori a Claudio Pezzuto, alla sua famiglia e all'Arma dei Carabinieri e alla vostra collettività che produce questi bravissimi giovani che per noi sono un faro ideale che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Grazie. La cerimonia, scusatemi, è conclusa e quindi dobbiamo però procedere prima di dare termine alla lettura della preghiera dei carabinieri, la Virgo Fidelis, quindi invito il maresciallo, grazie. Preghiera del carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi carabinieri d'Italia, a te leviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu, che le nostre regioni invocano confortatrice e protettrice del titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenza il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra. E da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà sino alla morte l'amore di Dio e ai fratelli italiani. Amen. Ringrazio ancora le autorità intervenute, il generale comandante della Legione Carabinieri, il comandante provinciale, i sindaci e tutti voi. Grazie per aver aderito al nostro invito e per aver reso onore a questo servitore dello Stato. Grazie a tutti voi, buona giornata. Ci volevo da fare o come vuoi fare? Lo accompagno. Vuoi concedere primi colleghi sì, magari? No, no, ci vi raggiungo. Dove andate? Ma vi faccio vedere la signora. Porta, vai, qualcuno lo porta. Sì.